alzato ufficialmente il sipario sulla stagione della Sirsusa Vim Perugia. Location per l'11° anno consecutivo lo showroom di Autocentri Giustozzi, partner storico della società bianconera. Il presidente Gino Sirci ha salutato la stagione in arrivo e il nuovo team chiamato a tenere alti i colori bianconeri durante la stagione. Poi a prendersi gli applausi dei presenti sono stati il nuovo coach Angelo Lorenzetti, il suo staff e naturalmente i ragazzi, sia i vecchi a partire da Max Colaci giunto alla sua 7ª stagione a Perugia, sia i nuovi Eld, Candellaro, Toscani e Bentara. Poi al Pala Barton è andato in scena di fronte a un buon pubblico l'inedito confronto tra Block e Devils, sfida tutta in famiglia tra ragazzi a squadre miste guidati in panchina da Giaccardi e Piacentini con la supervisione di Lorenzetti e con i giocatori a ruotare nei vari set disputati al 15 con lo staff tecnico bianconero a provare diverse soluzioni tattiche e diversi sestetti. Il focus è puntato a domenica sera ore 20 quando i bianconeri a Pian di Massiano ospiteranno la neopromossa Farm Italia Catania per la prima giornata di Superlega. Come tutti gli anni il livello cresce, il livello sale, quindi sappiamo che sarà difficile, sarà tosta, se abbiamo visto l'anno scorso, no, come è il campionato italiano e quindi sappiamo che dovremo lavorare tanto perché il livello è molto alto, perché ci sono squadre molto molto attrezzate, però questo insomma ci stimola per fare bene e per migliorare noi stessi. La stagione sicuramente sarà lunga. Già ne è stata lunga la vela nazionale, ma aspetto anche questa di questo anno, molto competitiva, questo sicuramente, dato che ogni squadra ci ha rafforzato un bel po', e niente, c'è da iniziare, e noi dobbiamo fare la nostra cosa, aspettare il risultato migliore possibile e andare passo su passo.